Buongiorno carissimi, bentrovati in questo giovedì dell'ottava del Santo Natale. Ancora una volta la liturgia della parola ci presenta una prima lettura tratta dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, siamo al capitolo secondo, dal versetto 12 al versetto 17. San Giovanni che scrive ai padri, che scrive ai giovani, che scrive ai figliuoli, perché quella conoscenza di Dio prevede anche un comportamento che sia adeguato. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo, ci aveva detto il Signore Gesù. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi una testimonianza e un segno anche per il mondo nel quale uno abita, perché l'incontro con il Signore talmente ha forgiato la nostra esistenza che anche il comportamento, il nostro modo di parlare, sono totalmente diversi dalla mondanità. Ecco allora perché nel brano del Vangelo di questa mattina, capitolo 2 di Luca, dal versetto 36 al versetto 40, troviamo una figura, quella di Anna. Ieri abbiamo trovato Simeone che era nel tempio e quindi accoglie Gesù, loda Dio per questa presenza. E siccome nell'ambiente ebraico, per dare testimonianza, valorare una testimonianza, per avvalorare una tesi, per avvalorare un episodio, c'era bisogno di due testimoni, ecco perché la figura di Anna, che una donna che ha 84 anni, ha avuto sotto solo 7 anni di matrimonio, poi è rimasta vedova, e una Anawim, cioè una povera, e quei poveri che vengono accolti dal Signore, di cui ha tanta predilezione, quella donna timorata di Dio, che anche lei, sopraggiunta in quel momento, si mise a lodare Dio e parlava del bambino, quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Allora chiediamo al Signore che ci dia la grazia di essere così annunciatori con la nostra vita, anche con le nostre parole, di quell'incontro bello che abbiamo fatto con Lui, che è il Dio della vita. E allora sì che, come dice il versetto del Vangelo, un giorno santo è spuntato per noi. Venite popoli, adorate il Signore. Oggi una grande luce è discesa sulla terra. Che il Signore ci dia la grazia sempre di più di guardare a Lui, luce eterna, di desiderare l'eternità, che è il dono che il Signore ha preparato per noi fin dalla fondazione del mondo, e nello stesso tempo la nostra fede sia uno splendore di bellezza, perché possiamo così dire nel mondo che c'è qualcosa di molto più bello da vivere. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata, e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.